Filiberto Carino. Io invece sono Francesco Tarantino ed entrambi veniamo da una quarta classe del liceo scientifico Fermi di Calanzano. Mentre per me è la seconda volta che partecipo ad una conferenza La parola alle scuole, per Francesco oggi è la prima volta. E oggi vi mostreremo un software realizzato proprio da noi che analizzi i file CSV generati dalla pagina data request dei telescopi. Allora, come è nata questa idea? L'idea è nata durante la masterclass di novembre, in occasione dell'International Cosmic Day, nella quale gli studenti si sono cimentati in un'analisi dati mirata all'estrazione della distribuzione angolare dei muoni rivelati dai nostri telescopi. Quelli che potete vedere a video sono i passaggi che abbiamo voluto seguire, i contenuti nella guida ICD, quindi comprendere il download dei dati dal sito EEE, l'importazione del file CSV in Excel, anche l'abilitazione dei vari plugin necessari, la creazione di un foglio di calcolo che contiene sia i dati sperimentali che i dati di Monte Carlo, e la creazione dei grafici, sono anche delle formule piuttosto complicate. Ma se invece di eseguire tutti questi passaggi li facessimo eseguire ad un software creato da noi, gli step per gli utenti sarebbero più semplici, ovvero l'autenticazione, la scelta di un telescopio piuttosto che l'upload di un nuovo file e la scelta del grafico da generare. Bene, il grafico è pronto per essere scaricato. Come abbiamo iniziato? Per rendere realtà le nostre idee abbiamo pensato che tutte le scuole potessero dover accedere a questo software via internet e che tutti i dati che analizziamo dovessero essere salvati su dei nostri server. Abbiamo deciso di usare il linguaggio di programmazione PHP, che processa comunque i file CSV caricati dagli utenti e li indicizza in un database MySQL per poterli ricercare. E JavaScript invece elabora questi dati localmente per generare i grafici necessari. Abbiamo programmato per più di 60 ore e questo è ciò che finalmente siamo riusciti ad ottenere. Questa è la pagina di login, attraverso la quale tutti voi in seguito potrete anche provare a loggarvi usando le credenziali del logbook, perché il nostro software contatta i server delle EE e controlla se la risposta è positiva o meno, quindi non c'è bisogno di registrarsi. Questa invece è la pagina principale del nostro software, nella quale è possibile o ricercare un telescopio oppure caricare un file CSV o zip direttamente dal server del EEE oppure dal proprio computer. Dopo che si è scelto un grafico o un telescopio o si è caricato un file, si arriva a questa pagina che analizza dinamicamente le colonne presenti nel file selezionato e propone all'utente i grafici che si possono generare con le colonne presenti nel file. Questo è uno dei grafici più semplici, e quello in rosa è il grafico generato dal nostro software, mentre quello in blu è il grafico generato da Excel seguendo le guide ICD. E il grafico rappresenta la distribuzione dell'angolo theta. Come possiamo vedere, i telescopi EEE non riescono a rilevare eventi, comunque muoni, che hanno angoli theta elevati. Questo per due fenomeni, sia per un fatto di assorbimento dell'atmosfera, cioè i muoni più inclinati non riescono ad attraversare più atmosfera, quindi non è probabile che cadino al suolo, e anche per un fatto di accettanza angolare. Infatti non tutti i muoni riescono a attraversare tutte le tre camere dei telescopi. Infatti maggiore sarà la distanza fra le camere, minore sarà il numero di muoni che riesce ad attraversarle. Dal grafico precedente abbiamo notato come il nostro software abbia generato un grafico molto simile a quello generato dalla giornata dell'International Cosmic Day, se non identico. Di conseguenza ne traiamo che il nostro software funziona correttamente e quindi abbiamo deciso di utilizzarlo per generare grafici molto più complicati e molto più interessanti. Come ad esempio quello che vedete a video è un grafico tridimensionale che mette in relazione, sta caricando, è un grafico tridimensionale che mette in relazione l'angolo theta, l'angolo phi e il numero di eventi. Come possiamo notare dal grafico, le tre creste di questo, diciamo, grafico indicano la coppia di angoli per cui l'affluenza di muoni è più elevata. Quindi sappiamo che i muoni arrivano per un angolo theta che varia da 10 a 45 e un angolo phi che è pari a 0 o 180, e ciò è inevitabilmente dovuto alla forma rettangolare del nostro telescopio. Questo è un altro grafico pure interessante che correla la lunghezza di traccia di un muone e il tempo di volo. Ogni singolo evento è rappresentato da un punto rosso all'interno del piano cartesiano, e sappiamo anche che la velocità media di un muone è quella del 9 decimi della velocità della luce. Abbiamo anche rappresentato in verde la velocità della luce, che in questo caso
e a 29,972 cm su nanosecondo. Il nostro software automaticamente suddivide il grafico in tre sezioni attraverso tre rette equidistanti 20 cm l'una dall'altra. In questo modo possiamo calcolare tre velocità medie, che sono rappresentate dai segmenti orientati gialli, a lunghezze di tracce differenti, sempre maggiori. Inoltre, in questo grafico potete notare che abbiamo messo a confronto i dati generati dal telescopio di Catanzaro e i dati acquisiti dal telescopio CERN-01 a Ginevra. E possiamo notare, allora, innanzitutto c'è da dire che il telescopio di Catanzaro ha una distanza fra le camere di 100 centimetri, mentre quello di Ginevra di 88. Oltre a questo, però, possiamo notare che le velocità medie sono diverse e a Ginevra i muoni sembrano viaggiare più velocemente. Ma com'è possibile questa cosa? Noi possiamo pensare che sia dovuto ad un errore del nostro software, oppure magari ad un'anzianità del telescopio di Ginevra, che infatti, se comparato al suo fratello posto 15 metri accanto, dà dei valori molto diversi. Questo è lo stesso grafico di prima, però adesso sta caricando di nuovo, messo in correlazione al numero di eventi che cadono con quella determinata velocità. I colori fanno riferimento appunto alla velocità. Quando è rosso, il muone vuol dire che si avvicina molto alla velocità della luce. Quando invece è colorato di blu o comunque non di rosso, la velocità è leggermente inferiore, e quando è grigio sappiamo che però è impossibile, la velocità è superiore a quella della luce. Purtroppo il video non si vede molto bene, comunque si può vedere da questa immagine. Il primo fra questi due grafici mette in correlazione la lunghezza di traccia e l'angolo teta. Possiamo vedere come all'aumentare dell'angolo teta la lunghezza di traccia aumenti in modo molto veloce. Però è più interessante osservare il grafico sulla destra che mette in correlazione la velocità dei muoni e loro angolo teta. Come possiamo vedere, la dispersione di punti man mano che l'angolo teta aumenta, quindi anche la lunghezza di traccia aumenta, e la dispersione diventa sempre più ristretta e i muoni si attestano ad una velocità di circa 27 cm su nanosecondo, proprio una vedecima della velocità della luce. Sappiamo inoltre che all'aumentare di teta aumenta la traccia, e che i nostri telescopi hanno una sensibilità nel cronometro che segna appunto il tempo di volo di 0,4 nanosecondi. Di conseguenza, a tracce maggiori l'errore sarà meno influente, e quindi man mano che aumenta teta, aumenta anche la traccia, l'errore si fa sempre meno influente e la dispersione di questo grafico si va a delineare intorno alla velocità effettiva del muone. Le analisi che si possono fare con questo software sono numerose, ma il software è appena nato e ha bisogno di voi, del vostro aiuto, perché verrà aggiornato senz'altro in continuazione, ma voi, solo voi potete consigliarci nuovi tipi di grafici da implementare e nuove funzionalità. Quindi vi salutiamo e vi invitiamo a provare il nostro software all'indirizzo che vedete. Se avete dubbi o comunque volete maggiori informazioni o riscontrate qualche errore, potete scriverci anche alla nostra mail. Grazie mille. Ringraziamo inoltre il professor Marco Schioppa dell'Università della Calabria e il nostro professore Alessandro Fantini per il sostegno. Cominciamo quindi con la premiazione delle scuole. Passiamo ora ai secondi classificati. Qui la scelta è sempre più difficile e a un certo punto abbiamo deciso di dare un premio ex aequo ai due secondi classificati, che sono l'Istituto Levi di Quarto Sant'Elena e il Liceo Fermi di Catanzaro. Liceo Fermi di Catanzaro, complimenti vivissimi anche a voi. Bene, complimenti.